Te ce vieni. Ho perso da mazzo. Aurelia, tua sorella è tornata a Roma. La seconda stagione si apre con un'immagine abbastanza caratteristica. Un Aureliano davvero molto diverso rispetto alla prima stagione, come potete vedere d'altronde. Molto meno alla ricerca del suo posto, ma che sa esattamente cosa vuole, più consapevole. Non chiediamo sta cazzo da faccenda, una volta per tutto. Questi tatuaggi fanno parte di questo cambiamento insieme a tutto il suo look per presentare qualcosa di nuovo, che scoprirete ovviamente guardando la seconda stagione. Mi sono stancato da vivere in mezzo ai fantasmi. Non è più un adolescente, rinizia appunto questa nuova stagione con tutto un altro tipo di consapevolezza, andando a ricercare i legami che aveva in prima stagione, soprattutto per capire se è ancora in grado di gestirli e in quale modo arrivare finalmente ad ottenere il potere. Infatti quest'anno mi sento un po' più numerotto e un po' meno aureliano, e questo mi rende molto felice. Ste alibi, chi so? È una persona che non c'è più. I tatuaggi, come d'altronde un po' tutto quello che riguarda il make-up, richiede del tempo. Si viene 2 ore prima, si fanno tutti i tatuaggi, che funzionano esattamente come i famosi stencil di quando eravamo ragazzini, no? Quelli con i trasferelli con l'acqua, però con l'upgrade, diciamo, i trasferelli 2.0. Si fa la scena, si devono tenere molto sotto controllo perché in relazione al caldo, al sudore, al freddo, reagiscono in maniera diversa, e alla fine della serata, mentre tutti vanno a casa, tu torni al trucco e te li levi tutti. Meraviglioso.